buongiorno a tutte e tutti. Anche quest'anno torniamo con la scatola sonora, per il 26esimo anno consecutivo. Abbiamo resistito tutto anche al lockdown e abbiamo superato il quarto di secolo. Quest'anno apriamo con un classico del Novecento, che è anche un classico per noi, perché l'abbiamo già messo in scena almeno un altro paio di volte. Però è sempre un'opera così bella, così toccante, che è sempre un piacere riproporla. Ed è Il piccolo spazzacamino di Benjamin Britten, che andrà in scena sabato 20 maggio alle 19 per tutto il pubblico, preceduto da una serie di recite per le scuole. La caratteristica di quest'opera è di essere un'opera didattica, perché Britten chiede al pubblico, in questo caso ai bambini, ma anche a tutto il pubblico, di cantare le quattro canzoni del pubblico, cioè il pubblico fa il coro. Abbiamo una grande collaborazione con le scuole, la città, con il nostro coro Cibianche, con gli studenti del conservatorio, sia cantanti sia strumentisti. Il tema di quest'opera è un tema importantissimo, perché parla dello sfruttamento minorile. E allora ci stiamo allenando, ne stiamo parlando sia nelle scuole sia con i nostri allievi, ma faremo un incontro per tutto il pubblico lunedì 8 maggio alle 17 con due esperti. Professor Cipolla, che è un collega, un amico, che ha scritto proprio un libro su orchi antropofagi e macellai, storie varie per bambini succulenti, in cui parla anche degli spazzacamini, e l'avvocato Carlo Infuso, che ci parla dei minori stranieri, lavoro e diritti, in incognito loro malgrado. Ecco, due prospettive per inquadrare questa problematica dello sfruttamento minorile nel tempo e nel presente, mettendo a confronto la favola, il mito e la realtà. Questo per arrivare a questo spettacolo in cui tutti quanti collaborano a salvare il piccolo Sam di 9 anni, costretto dai genitori a fare lo spazzacamino. Quindi vi invitiamo a partecipare a questo primo evento. A giugno ci dividiamo su due settori, due fronti: il fronte jazz, che sarà ospite al festival Monferrato ad alta voce Graziano Visconti, il Vivaldi Jazz Quartet, che presenta canzoni d'autori italiane del Novecento, e un ensemble, Casina Flos, che inaugura presso il nostro conservatorio una nuova produzione, uno spettacolo, e La Gorgia di Via Incuda, che racconta in modo ironico e leggero la storia dei metodi per la vocalità dal 500 al 700, accompagnata da musiche dell'epoca, da Caccini, Monteverdi, Frescobaldi, Bizzi, e quindi un appuntamento imperdibile soprattutto per chi ama questo genere. Tornando al jazz, Gabriele Guglielmi ripresenta la sua tesi di laurea su Gianni, il canto della Fenice, un artista poco conosciuta che gli studi di Gabriele ci aiuteranno a capire meglio. Infine, tornando invece al barocco, il gioco del quadriglio, è una cantata di Caldara del 1734, che ci racconta quattro donne intorno a un tavolo che giocano a carte. Un tema in realtà molto iconografico, molto presente nell'iconografia dall'antichità ai giorni nostri, e che riproporremo in maniera però simpatica e divertente, insieme ad altre musiche strumentali per archi. A luglio collaboreremo con il Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano, con l'opera Cronache del Bambino Anatra, sul testo di Sonia Antinori e la musica di Antonio Giacometti. E infine il 3 di dicembre, anzi il 2 dicembre, ricorderemo i 100 anni della nascita di Maria Callas nel suo incontro con Alberto Savinio, nome tutelare di Scatola Sonora, con l'Armida di Rossini al Maggio Musicale Fiorentino del 1952.